8.000 euro consegnati a Telecom. È di 8.000 euro il traguardo raggiunto nella gara di solidarietà messa in campo per festeggiare i primi 50 anni di attività di Dolce Amaro, mezzo secolo di impresa che i fratelli Claudio e Silvano Papa hanno voluto celebrare insieme a Telethon. La cena di beneficenza, offerta dai due imprenditori, ha infatti permesso di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare. Le aziende devono avere un ruolo sociale. E quindi questo è stampato nel nostro DNA e quindi noi ogni qualvolta possiamo fare qualcosa e condividere i nostri traguardi con, come questa sera con Telethon o con altre situazioni, noi siamo assolutamente ben felici perché è il nostro modo di essere solidali con tutto quello che c'è intorno. Sappiamo che l'impresa che è condotta da, nel caso specifico nostro, da Claudio e da me, non vive da sola, vive all'interno di un contesto sociale, territoriale e pensiamo anche a chi ha più bisogno. L'impresa serve anche per questo, non solamente per creare ricchezza e distribuirla. L'impresa molisana ha fatto rete con Telethon dando una speranza alle famiglie più sfortunate. Con i fondi che vengono raccolti si può aiutare la ricerca e la ricerca darà una cura e potremmo mettere vicino ad ogni malattia rara che anche oggi non conosciamo ma che stiamo cercando. La parola cura è il più grande obiettivo che possiamo dare a queste famiglie e ai nostri piccoli bambini pazienti. I proventi andranno al Neuromed e serviranno a finanziare la ricerca sulla malattia di Huntington. Grazie ai finanziamenti Telethon recentemente abbiamo la possibilità di poter sviluppare un progetto che mira a trovare possibili cure per una malattia che purtroppo attualmente non ha alcuna cura definitiva.